Nasce Power Stop a Ravenna, alla concessionaria Linea Blu, una delle prime concessionarie in Italia per fornire elettricità, perché il futuro è qui. Assolutamente sì, siamo molto orgogliosi di far parte di questo progetto di Volvo. Volvo, come tutti sanno, ha puntato tutto sulla mobilità elettrica per il futuro e quindi ci teniamo a essere pronti per questo avvento. Voi siete già pronti praticamente? Noi siamo già pronti, questa è una delle prime colonnine ultra rapide sicuramente nella città di Ravenna ma anche in Italia, quindi ricarichiamo a 100 kW, che vuol dire che possiamo ricaricare un'auto elettrica in tempi molto rapidi, intorno ai 40 minuti. E il futuro di Volvo è tutto elettrico? Il futuro di Volvo è assolutamente tutto elettrico. Sono appena stato fra l'altro a una conferenza mondiale di Volvo in cui ci hanno presentato i progetti per i prossimi anni, assolutamente entusiasmanti, e la tecnologia nei prossimi 4-5 anni fa veramente dei passi da gigante in questa direzione. La domanda scomoda: le auto stanno arrivando per essere messe in vendita? Le auto stanno cominciando ad arrivare, diciamo che il periodo brutto è passato, adesso è tutto in discesa. Quindi si possono ordinare elettriche? Si possono ordinare assolutamente elettriche. Luca D'Onofrio, un prezzo competitivo per questo Power Stop? Le tariffe di ricarica sono incredibilmente competitive. Pensiamo che oggi si può ricaricare a 35 centesimi al kilowattora, peraltro un prezzo aperto a tutti gli utenti, Volvo e non Volvo, utilizzando l'app di Plug Surfing. Chiaramente un prezzo di lancio fortemente promozionato che tra breve rimarrà attivo, ma solamente per gli utenti Volvo, per i guidatori di auto elettriche Volvo. Ed è energia rinnovabile? Sì, tutta l'energia utilizzata per la ricarica alle Power Stop proviene da fonti rinnovabili certificate. Proprio in questi giorni stiamo annullando le garanzie di origine per certificare come proveniente da fonte rinnovabile tutta l'energia 160 MWh ricaricati nei primi 6 mesi del 2022.